invece se siete dalle parti di Bologna comincia una cosa molto particolare. Non avete mai sentito parlare del calisthenics, del parkour, del pattinaggio inline, del tricking, dell'alberghi in Bing? Ci facciamo raccontare tutto da questa due giorni sugli sport innovativi, gli sport del futuro organizzato dal WISP. Lei è un'organizzatrice e si chiama Marta Giammaria. Marta, buonasera! Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ciao, Marta. Marta, voi avete messo insieme alle fiere di Bologna tutti gli sport nuovi che si stanno, come dire, sedimentando? Esatto, noi abbiamo fatto un urban park in cui abbiamo raccolto tutti gli sport street destrutturati. E sport destrutturato, è come sì. la cucina molecolare, insomma, una cosa che non si capisce. No, non proprio. Ah. In realtà gli sport destrutturati sono tutti quegli sport che nascono per strada. Che non fanno parte, diciamo, delle discipline classiche. Ah, per esempio, cioè, dicevate voi prima, il calcio è molto strutturato, anche come certo, soldi. Il calcio è molto strutturato, però c'è lo street soccer. Esatto, però avete il frisbee freestyle, quello proprio esatto. Più... campionato europeo di frisbee freestyle. Ognuno cioè tira il frisbee come gli pare, perché è freestyle, bellissimo. Il rotor, che è un nuovo strumento di allenamento per l'arrampicata. Esattamente, è in forma circolare. Ok, cioè, ce ne sono di bellissime. Intorno come a una ciminiera come di una fabbrica. Come i criceti. Capisco che lei... Un altro... Il bike pump, che cos'è il bike pump? Bike pump è una pista per le bike in cui è possibile non solo vedere gli spettacoli e quindi i campioni europei che si esibiranno, ma soprattutto la formula di quest'anno è try and joy, quindi si possono provare tutte le discipline e tutti gli sport. Ne abbiamo un altro, non mi ricordo come si chiama, che si salta su un tappeto elastico mentre sei in volo ci si tirano dei calci. Non le risulta, c'era. Il tricking. Il tricking, beh, diciamo che il tricking è un'evoluzione però delle arti marziali, quindi è molto spettacolare. Il boulder è una parete di arrampicata che non si sviluppa in altezza, diciamo, è una parete, a differenza della torre di arrampicata che invece la chiamiamo in area 44. È una parete piatta, esatto, come un lago verticale. E qui è possibile arrampicare in forma in maniera diversa. È bellissimo. Sempre ovviamente tutto in sicurezza. Bene, poi c'è il modo di saltare da un albero all'altro, che è l'albering big, e poi c'è l'albering modular. Esattamente, ecco. Abbiamo due per due livelli diversi di difficoltà. Ah, secondo, ma c'è questo. Cioè, non è roba per noi. No, assolutamente. Sai che mi viene Marta da rivalutare le bocce come sport dinamico, la petanque. Il prossimo anno ci potremo provare il box freestyle, perché no? Assolutamente, infatti, conti infatti, su di noi. Ognuno tira la boccia come gli pare. Ho preso un pensionato della CGIL. Allora, aspettiamo l'anno prossimo. Benissimo, quindi si può venire, insomma, per provare tutti questi. Finiamo il calisthenics. Che cos'è? Calisthenic è un'arte di arrampicamento su delle strutture di ferro. E si fa, è molto spettacolare, cioè, tipo quello che fanno gli operai sul cantiere. Perché si fa squat, push up, pull up, human flag, headstand, muscle up, tutto questo nel calisthenics. Va bene, grazie mille. Grazie a voi, ti aspettiamo domani e dopodomani. Verremo sicuramente. Se ci sono delle persone che scendono su un palo, sono vigili del fuoco e non è uno sport, ma è protezione civile. Gianmaria, arrivederci. Ciao, grazie a voi. WISP, sport per tutti di tutti i tipi. È troppo. Zambotti, la porto in un luogo culturale. Sì.